Domani sera sarà Tu Bishvat. Tu Bishvat Chag Lailanot, il capodanno degli alberi. La domanda che i nostri maestri ci pongono, si pongono, è come mai noi festeggiamo gli alberi in inverno? Adesso siamo in pieno inverno, nevica, piove, fa freddo e gli alberi non hanno, paradossalmente, non hanno né fiori né frutti, eppure noi andiamo a cercare tutti i frutti immaginabili possibili di Israele o di fuori di Israele per fare tante benedizioni, Eza, Adama, e ognuno con le sue usanze di come fare il seder di Tu Bishvat. Però in verità, anche se noi stiamo festeggiando gli alberi e stiamo festeggiando i frutti, i fiori, le piante, se andiamo fuori a vedere, tutti gli alberi sono scarni, non hanno ancora né frutti né fiori, sono nudi, sono appassiti certe volte. Ma come mai è stato istituito nel Talmud che il Rosh Hashanah degli alberi, il giorno dove noi festeggiamo gli alberi e le piante, sia proprio in mezzo all'inverno e non in estate, quando già, o in primavera, quando i fiori cominciano a sbocciare, quando sono i primi frutti? È lì che si dovrebbe, secondo la logica, festeggiare il compleanno, il Rosh Hashanah degli alberi. Ma invece la Torah ci insegna che questo è un grande insegnamento di emunah, di fede in HaKadosh Baruch Hu, che è la seguente: se noi festeggiamo gli alberi quando ormai sono già cresciuti, hanno già fiorito e dato i frutti, allora è abbastanza palese ringraziare Dio davanti a un frutto. Ma noi lo festeggiamo proprio in inverno, quando i frutti non sono ancora sbocciati e cresciuti, perché ricordiamoci, Tu Bishvat è la festa della potenzialità. Non che noi vediamo già l'azione fatta, ma noi già vediamo la potenzialità dell'albero che crescerà, del frutto che uscirà, e noi cominciamo già adesso a gioire e a ringraziare Hashem di un frutto che nascerà soltanto dopo pochi mesi. David Philip, wow, David Philip, un ottimo dentista, un caro amico, diamo un benvenuto a David Philip, benvenuta di noi. Perciò quando noi in inverno, quando non abbiamo ancora i frutti, già cominciamo a ringraziare, a lodare Dio e a mangiare i frutti, noi siamo già con l'idea che fra pochissimo questi frutti veramente cresceranno e nasceranno e noi potremo già godere di questi. Perciò la Torah ti dice: impara a ringraziare prima ancora che ricevi, impara ad avere fiducia nella parola di Hashem, nella benedizione di Hashem, perché la fiducia di una persona è la cosa che rende affinché la cosa possa succedere. Perché se una persona dubita e dice va bene, quando arriverà il frutto, semmai ringrazierò, non è bello, perché noi dobbiamo essere capaci prima ancora di avere fede in Dio, di avere fede anche nelle nostre azioni che abbiamo fatto e già cominciare a godere di una cosa anche se non c'è ancora nel lato pratico. E questo è un insegnamento di psicologia che si ritrova molto spesso nella Hasidut, che è la seguente. Dice: quando tu hai bisogno di una certa benedizione, vuoi sposarti, vuoi avere figli, vuoi essere sano, qualsiasi sia la carenza che tu hai, dice la Hasidut una cosa molto importante: vivi come se hai già ricevuto quella determinata cosa che stai aspettando. Vivi già con il pensiero che il tuo figlio è già nato, o che sei già guarito, o che sei già arricchito. Perché? Perché se tu vivi con il pensiero che sono già ricco, sono già sano, vuol dire non stai tutto il tempo a focalizzare su quanto mi manca un figlio, quanto mi mancano i soldi, la salute, non stai tutto il tempo a vivere l'angoscia della mancanza di quella cosa, bensì tu già vivi tranquillo e sereno come se hai già ricevuto. E questo è il cli, il tramite, il modo, diciamo, che rende che la cosa veramente si possa avverare. Perciò ti dicono: non stare lì tutto il tempo a piangere su te stesso che ti manca qualcosa. Vivi già, goditi la vita già come se hai quella cosa che ti manca e vedrai che non starai più lì a focalizzare quanto sei menomato o quanto ti manca quella cosa, ma tu cominci già a vivere come se quella cosa veramente ce l'hai. E quando ce l'hai,
vivrai in un modo diverso, vivrai con una gioia diversa, vivrai con una fede diversa, e alla fin fine Hashem paga sempre la fede dei suoi figli. E quando noi avremo fede di una cosa che ci manca, Bezat Hashem, ognuno riceverà ogni cosa che ha bisogno. Basta nella vita, cari amici, basta avere fede. Ovviamente, come vedremo stasera nella lezione, in uni argomenti dovremo adoperarci, impegnarci per ricevere quello che vogliamo. Una persona non può dire io ho soltanto fiducia in Dio, ma non prendo le medicine. Ovviamente bisogna prendere le medicine o fare qualcosa per ricevere quello che vogliamo, ma dobbiamo ricordarci che non è la medicina che ci guarisce, ma sono le benedizioni che Hashem ci dà. Ovviamente la medicina è il tramite con il quale, in un modo fisico, noi dobbiamo guarire, ma la medicina è soltanto una piccola cosa che Hashem, tramite il quale ci manda le sue benedizioni di guarigione. Ok, stasera uno degli argomenti che studieremo, tenetevi, buonasera Vicky San Filippo, tenetevi forte, allacciate le cinture di sicurezza perché andremo a 200 all'ora, studieremo tante cose molto belle, molto profonde, ma come al nostro solito riusciamo a parlare di argomenti molto profondi ma portati alla portata di intelligenza e di capire di ognuno di noi. Abbiamo fatto in questo momento il nostro record, abbiamo avuto 48 persone in diretta, che è stato il nostro record. Di solito siamo in una quarantina e il nostro pubblico sta crescendo sempre di più e ciò ci fa molto piacere, ma dopo la diretta tante persone, Baruch Hashem, vedono questo video in differita. Comunque, uno degli argomenti principali della manna è, della nostra parasha, è la manna. La manna era quel cibo miracoloso che scendeva dal cielo. 40 anni, quando gli ebrei erano nel deserto, si sono cibati di manna. Mangiavano la manna e bevevano l'acqua del pozzo che era in merito di Miriam. 40 anni Dio ha mantenuto gli ebrei nel deserto, dove non c'è vita, dove non c'è cibo, dove è impossibile vivere nel deserto. Per 40 anni hanno vissuto in un modo miracoloso. La manna cascava dal cielo, c'era una nube che di giorno copriva il sole cocente del deserto e faceva ombra. C'era un'altra nube miracolosa sotto ai loro piedi che spianava tutto il terreno. Sapete, il deserto è pieno di serpenti, scorpioni, di rocce, e loro probabilmente erano anche scalzi o comunque non con le scarpe lumberjack di oggi. Perciò Hashem spianava il loro terreno in modo che loro camminassero su un terreno soffice e liscio. Ai loro lati avevano delle nubi che erano proprio coperti come una campana di vetro, e loro vivevano soltanto di pura fede. Era questo. Hashem li benediceva, gli dava tutto quello che avevano bisogno, anche perché loro avevano fede completa in HaKadosh Baruch Hu. La manna era quel cibo che cascava dal cielo e aveva tante particolarità. La manna, il Midrash racconta che miracolosamente non aveva bucce o scarti, totalmente era 100% cibo, senza dover scartare niente. All'epoca non c'erano vegani, non c'erano vegetariani, tutti mangiavano dalla stessa cosa. Oggi purtroppo abbiamo tante follie di persone che vogliono mangiare diverso. All'epoca la manna era una per tutti, scendeva uguale per tutti, però c'è da dire una cosa molto interessante. Il Midrash racconta che la manna aveva un miracolo. Uno dei tanti miracoli era che aveva il sapore di quello che una persona desiderava. Se una persona aveva desiderio una certa sera di mangiare un pollo arrosto, per esempio, lui pensava al sapore del pollo arrosto e la sua manna aveva il gusto di quel pollo arrosto. Perciò era un miracolo che, anche se la manna non aveva una vera e propria forma del pollo o del cibo che noi volevamo, però aveva il gusto di quella cosa che la persona voleva mangiare. Perciò non aveva scarti, non produceva scarti. Le persone non avevano bisogno di scartare il loro cibo. Tutti i gusti che volevano
E ogni giorno, miracolosamente, la manna cascava ogni giorno davanti alla tenda. La dose giusta per ogni famiglia. Era come un computer. Ogni tenda, ogni persona, ogni famiglia dove c'erano X persone, la manna scendeva giusto per il fabbisogno quotidiano di quelle persone. Perciò in base a quanti erano in famiglia, cascava giù. Perciò non dovevano preoccuparsi di far niente, dovevano soltanto uscire e a prendere la manna. E questo anche era una delle prove di fede. Chi tenne, la Torah dice che la manna doveva essere mangiata ogni giorno e non doveva essere messa da parte. Per chi la metteva da parte era come se non aveva fiducia che domani cascherà di nuovo la manna. Perciò uno dei nostri delle prove che Hashem ci faceva era: voi dovete credere che io vi manderò la manna ogni giorno. E non dovete mantenerla. Se qualcuno non aveva fede, non ci credeva e nascondeva un po' di manna per domani, perché magari domani non ci sarà il miracolo, quella manna marciva. Perché Dio voleva dimostrare: io ti ho promesso che ti tiro fuori dall'Egitto e ti porterò sul Sinai, in terra santa. Tutto il tragitto voi siete i miei ospiti. Voi dipendete su di me. È così anche oggi. Quando Hashem, è vero, non siamo più nel deserto, ma noi viviamo soltanto delle benedizioni che Hashem ci dà, noi dobbiamo sentirci come ospiti, dobbiamo avere la sicurezza di HaKadosh Baruch Hu. Ripeto, non dobbiamo stare sugli allori e aspettare che Dio ci manda da mangiare in modo gratuito. Ciao Lori. Ma noi dobbiamo dire, per quanto noi facciamo un qualcosa, ma in verità la vera benedizione la troveremo soltanto tramite quello che Hashem ci manda, tramite la benedizione di Hashem. Oh amore mio, Chaya Mushka Nazrolai, mia figlia da Israele che ci sta guardando. Ciao amore, tutto bene? Ci sentiamo 700 volte al giorno, perciò so che stai bene, Baruch Hashem. Ok, perciò la manna era il cibo con il quale per 40 anni gli ebrei si sono cibati. Adesso la manna non era soltanto un cibo che serviva a cibarsi, ma la manna era un mangiare anche spirituale e dava un insegnamento anche morale per gli ebrei, non soltanto nella loro generazione, ma anche nelle generazioni future. Tant'è che Dio comanda a Mosè che quando una volta di prendere la manna, e metterla in una giara, in un contenitore. E questo di tenere questo contenitore per le generazioni future. Questa è una cosa molto strana. Dio dice a Mosè: prendi un po' di manna, chiudili in una giara e tienilo lì per le generazioni future. Quando tu mancherai, loro dovranno avere questo segno che i nostri padri un giorno hanno mangiato la manna. Nella generazione del profeta Geremia, la Torah ci racconta, i profeti ci raccontano che gli ebrei in quella generazione non mantenevano la Torah, non studiavano. Il profeta Geremia ammoniva il popolo e diceva: perché non studiate mai la Torah? Perché non fate mai le mitzvot? E gli ebrei cosa rispondevano? Come Geremia, come fai a chiederci una cosa tale? Se noi ci preoccupiamo di studiare, perderemo il nostro tempo prezioso di studiare la Torah e fare le mitzvot. Chi ci manterrà? Chi ci manderà la parnassà, cioè il sostentamento? Allora Geremia diceva: cari figli miei, guardate, tira fuori questa giara che derivava dal Mosè con dentro la manna, diceva: guardate, questo è il cibo con il quale il nostro padre ha mantenuto vivi i nostri padri, cioè Dio ha mantenuto vivi i nostri padri per 40 anni. Abbiate fiducia in Dio, Dio ha i suoi modi di come mandare sostentamento ai suoi figli. Però questa è una risposta non al 100% soddisfacente, perché noi sappiamo che questi 40 anni che gli ebrei erano nel deserto, Dio li ha fatti passare per il deserto, e abbiamo detto prima che nel deserto non c'è cibo, non c'è vita, non c'è niente. Perciò finché loro erano nel deserto, Dio in qual modo era obbligato a dare cibo ai suoi figli, visto che li ha tirati fuori dall'Egitto, non per ucciderli nel deserto, ma per portarli in terra santa. Perciò Dio doveva in qualche modo creare un qualcosa per mantenerli in vita. Perciò la manna che cascava dal cielo era un miracolo, perché non c'era altro modo di potersi cibare, di poter rimanere in vita. Allora, perché Geremia dice:
questa è la manna con il quale i nostri padri hanno vissuto per 40 anni. Ma questa non è una risposta plausibile. Nel deserto non c'era altro, non poteva mangiare altro. Allora Dio, come dicevo prima, era obbligato di dargli la manna. Ma oggi, perciò nell'epoca di Geremia, questo concetto non vale più. Perché? Perché ormai non sono più nel deserto, sono entrati ormai in Israele, hanno conquistato la terra, o comunque anche quando gli ebrei erano sparsi, dovunque erano sparsi, avevano la terra, avevano un lavoro, avevano arare, seminare, vendere, comprare, perciò ognuno faceva il suo business, il suo lavoro e guadagnava i suoi soldi. Cosa c'entra il rapporto che i nostri padri hanno mangiato con la manna con oggi? Oggi non c'è più una manna che casca dal cielo, anche se abbiamo tanta fede in Dio, Dio non manda come una volta la manna. Perché? Perché la manna serviva soltanto in quell'occasione, in quel periodo, che non c'era altro modo. Ma una volta entrati in terra, ognuno doveva lavorare. Però Geremia viene a dire una cosa che a priori sembrerebbe totalmente fuori luogo. Però, la cosa che qua la Torah ci insegna, e questo è un discorso che Rebbe ha fatto tantissimi anni fa, quando noi in verità ariamo, seminiamo, raccogliamo i frutti, sembra che sia assolutamente tutto una cosa naturale. Purtroppo noi non vediamo il miracolo che si nasconde dietro, per esempio noi seminiamo, un contadino semina i suoi frutti, le sue verdure. Sì, lui cosa fa? Vede che lui si alza la mattina presto, sotto il sole cocente, e lavora, e suda, e è stanchissimo. Lui vede che lui ha lavorato, poi dopo un po' vede che il suo frutto è cresciuto, dice, vabbè, io ho fatto un qualcosa, per merito mio questo frutto è cresciuto. Però purtroppo il contadino spesso, come noi, ognuno nel suo ambito, non ci accorgiamo della benedizione di Dio. Noi pensiamo che ogni cosa che abbiamo ottenuto sia soltanto frutto della nostra bravura, del nostro impegno, del nostro essere bravi a comprare, a vendere, qualsiasi sia il nostro impegno. Però qua la Torah ci vuole fare capire che tutto questo è soltanto un'illusione. Il contadino, se veramente pensa che il sole, che la pioggia, che gli astri abbiano fatto crescere, il suo lavoro, il suo impegno abbiano fatto crescere un buon coltivando o della buona frutta, è un'illusione, una falsità. In verità noi dobbiamo capire che ogni cosa che noi riceviamo è soltanto tramite Hashem. È vero, noi non siamo più in deserto, non ci meritiamo più la manna. Noi dobbiamo lavorare fisicamente per creare un qualcosa, dobbiamo avere un lavoro, una professione, un qualcosa che ci frutti, uno stipendio o una parnassà che sia. Ma il punto è che noi purtroppo a volte siamo accecati dalla realtà. Pardon, siamo accecati dalla falsità del mondo e pensiamo che abbiamo lavorato, abbiamo guadagnato perché noi siamo bravi, perché il nostro capo è un bravo capo e ci dà un buon stipendio, perché abbiamo dei bravi clienti che ci comprano tanta merce, qualsiasi sia la nostra professione o il nostro lavoro, molte volte noi diamo credito soltanto alla nostra azione. Però la Torah ci insegna che no, la nostra azione è soltanto, cari miei, il mezzo con il quale Dio può darci il sostentamento. Non dobbiamo pensare che noi abbiamo causato, anche se veramente una persona ha studiato tante anni in università, anche se una persona è un bravo dottore, è un bravo scienziato, qualsiasi sia, non togliamo credito a nessuno. Ma anche il più bravo scienziato, il più bravo dottore, il più grande commerciante, lui non deve dire che la mia bravura mi ha portato alla mia ricchezza. Ognuno di noi deve dire, grazie alla benedizione di Dio, io sono riuscito a portare del pane a tavola. Perciò, quando una persona si abitua a vedere la ricchezza che Dio ci dà, la benedizione che Dio ci dà, e che non le nostre azioni ci portano la ricchezza, ma soltanto ed esclusivamente la benedizione di Hashem, allora questo è quello che Geremia voleva intendere con il suo gesto. Dice, Dio aveva tanti modi di mantenere i suoi figli in vita. E questo è il segno, la manna. Così come la manna all'epoca scendeva ogni giorno, e la grazia, l'emunà, la fede dei figli di Israele, ogni giorno scendeva e loro mangiavano, così come a loro Dio mandò la manna vera e propria, per
Anche oggi, Geremia ci sta dando un messaggio, anche oggi noi riceviamo la manna dal cielo, ma non come una volta che proprio scende dal cielo, ma ogni centesimo che noi guadagniamo è una manna dal cielo perché è una benedizione di Dio. Non viene, ripeto, sotto forma di manna, di cibo, ma comunque se non c'è la benedizione di Dio, il cibo, il sostentamento, il successo di ogni cosa che noi facciamo non verrà mai perché non siamo noi i fautori di quello che noi diventiamo la nostra vita, del successo che noi abbiamo, ma è la benedizione di Hashem. Quante volte abbiamo visto personaggi che studiano alla Bocconi o diventano grandi studiosi in grandi università e poi fanno fatica a trovare lavoro? Perché non è automatico che se sei bravo allora potrai avere tanti soldi. Perciò tutto dipende da come noi capiamo come gira il mondo. E questo è il messaggio che Geremia ci sta dando. Ragazzi, non pensiate che se voi, diceva la sua generazione, perdete, tra virgolette, tempo per studiare la Torah, per fare le mitzvot, allora vuol dire che voi morrete di fame. No, lo stesso Dio che vi ha chiesto di studiare la Torah, di fare la mitzvot, è lo stesso Dio che lui vi darà il sostentamento. Perciò Dio vi dice sì, andate a lavorare, ma la mattina andate al tempio, o comunque anche se in casa mettete tefillin 5-10 minuti, Shabbat, ricordatevi, ecco, questo è un bel argomento che vorrei entrare e uscire velocemente, ma è una cosa molto importante. Sono tanti ebrei che hanno dei negozi o comunque delle attività che devono, che vogliono tenere aperto il Shabbat. Allora, se noi abbiamo fede in Hashem e Hashem ci dice il Shabbat non lavorate, perché mai dovremmo aprire il nostro negozio di Shabbat? È vero! Lo sappiamo tutti che il giorno di Shabbat è il giorno nel quale i negozi lavorano di più perché la gente è più libera, va a fare shopping. Lo sappiamo tutti che il fatturato di Shabbat è molto più alto. Ma noi in questo modo stiamo come se mancando di fiducia in Hashem. Hashem dice non lavorare il giorno di Shabbat. 6 giorni farete il vostro lavoro e il settimo giorno è Shabbat la Hashem per me. Vuol dire che Hashem sta dicendo se voi avete piena fiducia nel mio sostentamento che io vi mando la Parnassà, allora voi potete chiudere il giorno di Shabbat. E Hashem farà in modo che gli altri 6 giorni potrà colmare anche il giorno di Shabbat che noi chiudiamo. Provare per credere. Io, Baruch Hashem, sono stato capace di aiutare tante persone a chiudere il loro negozio di Shabbat e loro dopo poco mi hanno detto, credimi, il nostro fatturato non soltanto che non è diminuito, ma è aumentato. Perché? Perché, ripeto, non siamo noi quando andiamo a alzare la clair e a vendere quello che vendiamo che ci arricchiamo. È la benedizione di Hashem che ci porta sostentamento. È lo stesso Hashem che lui ci manda la manna ancora oggi. Lui ci ha chiesto il giorno di Shabbat non dovete lavorare. Il giorno di Shabbat chi prendeva la manna, chi teneva la manna in più marciva. Non facciamo in modo che Hashem abbia difficoltà poi a mandarci sostentamento. Facciamo in modo che Hashem sia felice, che noi chiudiamo il Shabbat. Noi accecamente dovremmo smettere di lavorare il Shabbat e dire Hashem, ci mettiamo nelle tue mani. Tu ci hai chiesto di non lavorare il Shabbat, noi ci fidiamo di te, chiudiamo il negozio e vediamo quello che succede. E credetemi, se qualcuno oggi vuole fare questa prova, vedrete, mi chiamerete, mi scriverete un'email che avevo ragione. Non che noi dobbiamo mettere alla prova Dio, noi dobbiamo farlo in qualsiasi caso, però vedrete che la benedizione di Hashem va ad arrivare con le persone che credono fermamente nella benedizione di Hashem. Ok, c'è una storia che si racconta, c'era sempre per continuare il concetto che la Parnassà viene da Dio e non dalle nostre azioni, c'era in antichità. Sapete, per prendere l'acqua si andava a prendere il pozzo e quant'altro. Una volta un contadino andò in una città un po' più avanzata e andò a casa di un amico e vede che lì c'era un rubinetto, un lavandino con un rubinetto e ha visto che lui girava il maniglio e l'acqua scendeva. Era rimasto sbalordito. Ma come l'acqua che scende dal rubinetto? Io ogni giorno devo andare nel pozzo col secchio. Decide di andare in quella città a comprare un rubinetto e portarlo a casa sua. Contento, sarò il primo in tutta la città che avrò il rubinetto, potrò girare la maniglia e far uscire l'acqua. Ma
Arriva a casa sua, chiama sua moglie, i suoi figli, chiama un qualcuno che li mette, li fissa coi chiodi, questo rubinetto nel muro, in salotto, così tutti possono vedere. Gira l'acqua, gira nella la manopola, ma non scende l'acqua. Bussa, batte, gira, gira. Neanche una goccia, ovviamente, neanche una goccia d'acqua scende. Lui pensava che il rubinetto in sé produceva l'acqua. Non è il rubinetto che produce l'acqua. Il rubinetto è un tramite che è collegato con le tubature, che arriva all'acqua della sorgente, ma l'acqua arriva dalla sorgente. Il rubinetto è soltanto un tramite per far arrivare semplicemente, comodamente, l'acqua in casa tua. Ecco, noi certe volte pensiamo che il rubinetto in sé ci dà l'acqua. Noi non vediamo quello che sta dietro al rubinetto. Noi pensiamo che i nostri clienti ci danno la panassà, che il nostro capo ci dà la panassà, che il sole arrivato in un momento giusto, con acqua giusta, dia un raccolto ricco. Invece, cari amici, no. Noi dobbiamo capire che dobbiamo galleggiare, metterci a galleggio sulle mani di Hashem, nelle braccia di Hashem. L'unica fonte di benedizione che noi possiamo ricevere è soltanto da Dio. E noi ovviamente dobbiamo metterci di nostro, il nostro ingegno, il nostro lavoro, la nostra anche fatica per guadagnare, ma mai dimenticare che ogni cosa che noi riceviamo deriva soltanto ed esclusivamente da HaKadosh Baruch Hu. Ok, andiamo avanti in un altro argomento che guarderemo stasera. Prima ancora di ricevere la manna, Parashat Beshalach, noi studiamo quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto. Gli ebrei escono dall'Egitto, sappiamo, arrivano davanti al Mar Rosso. Erano ormai dopo 210 anni di schiavitù, di sofferenza, di amarezza. Finalmente, ah, siamo liberi, Baruch Hashem, andiamo fuori dalla schiavitù. Però il faraone cambia idea di nuovo, Dio indurisce il suo cuore e il faraone si accorge che ha lasciato andare tutti i suoi schiavi via. Ma cosa ha fatto? Ha chiamato tutto il suo esercito, tutti. Ha detto: corriamo a portare i nostri schiavi indietro. E sono corsi dietro gli ebrei. Gli ebrei erano arrivati davanti proprio agli Yam Suf, al Mar Rosso. Si girano e vedono che da lontano, in una velocità altissima, sta arrivando il faraone con tutto il suo esercito, immaginate, con tutti i cavalli, tutta la polvere che si alza, tutti che stanno andando verso gli ebrei per portarli indietro. In quel momento gli ebrei cascano giù, demoralizzati, impauriti, confusi, non sanno più cosa fare. E lì cominciano a crearsi quattro idee diverse di come reagire a questa situazione. Davanti c'è il mare, dietro ci sono i soldati, non c'è scampo, cosa facciamo adesso? Un gruppo, capitanato da Mosè, ha cominciato a pregare, Hashem, aiutaci. Un altro gruppo ha detto: meglio rimanere in vita, torniamo indietro, arrendiamoci, almeno rimaniamo in vita. Saremo schiavi, ma almeno vivremo. Un altro gruppo ha detto: andiamo a combattere, forse vinceremo. E un altro gruppo ha detto: piuttosto moriamo, buttiamoci nell'acqua, moriamo, meglio morire piuttosto che tornare di nuovo nella schiavitù. Perciò in quell'attimo lì che si crea questa totale confusione, gli ebrei non sanno cosa fare. Anche Mosè non sa cosa fare. Fino a che Dio si rivela a Mosè e dice: Matitzakelai, da bel bene Israel, ve Isau, cosa stai qui a pregare, Mosè? Non è adesso il momento di pregare. Ovviamente la preghiera è importante, ovviamente la fede in Hashem è importante, ma ogni cosa al suo momento giusto, c'è il momento di pregare e c'è il momento di agire, dice Hashem. Adesso non è il momento di pregare, da bel ben Israel, parla agli ebrei, vei sau, viaggiate, andate avanti. Ma come andiamo avanti? C'è il Mar Rosso, c'è un oceano qua, c'è un oceano che è infinito, abbiamo donne, bambini, uomini, di tutto, come possiamo pensare di passare l'oceano? Però Dio ha detto: Isau, viaggiate. E allora lì dove anche Mosè non sapeva cosa fare, un grande tzaddik, il famosissimo Nachshon ben Amminadav, si è buttato nell'acqua, ha cominciato a camminare, l'unico,
ha cominciato a camminare finché l'acqua gli è arrivata qui, finché stava per soffocare, per annegare, ma lui continuava ad andare avanti. In quel momento è arrivato il grande miracolo di Hashem, appunto di Hashem, che il mare si è aperto e tutti gli ebrei sono passati e miracolosamente si sono salvati. Nachshon in quel momento ha fatto un calcolo molto veloce. Lui ha detto: se Hashem ci ha liberati dall'Egitto e ci ha detti dovete andare in Terra Santa, e ha anche detto ripetuto a Mosè viaggiate, andate avanti, noi dobbiamo viaggiare, ah, davanti a me c'è l'oceano, c'è il Mar Rosso, dice Nachshon, non è il mio problema, è il problema di Hashem. Io mi butto, se Hashem mi ha chiesto di andare lì, dall'altra parte dell'oceano, io ci vado. Quando lui, con la sua fede completa, ha detto io devo fare ciecamente quello che Dio mi dice di fare, anche se non lo capisco, vediamo che la sua fede ha aperto il mare e tutti gli ebrei hanno avuto un privilegio grazie a una persona sola che ha avuto giusta fede. E questo è il messaggio che i nostri maestri ci danno oggi noi. Non dobbiamo mai tirarci dietro quando Dio ci dice vai avanti, noi dobbiamo andare avanti, anche se abbiamo davanti l'oceano, abbiamo davanti la montagna, l'Everest, abbiamo davanti le difficoltà di ogni giorno. Ognuno di noi ogni giorno ha delle difficoltà, delle sfide, delle cose da superare, degli ostacoli da superare. Però la Torah ci dice vai avanti, mai fermarti. Se tu ti appoggi su Hashem, devi sempre andare avanti, sappi che Hashem ti prende in braccio e ti fa scavalcare. Ma se tu pensi che è la tua forza, ritornando al discorso di prima, se tu pensi che è la tua forza e la tua bravura a farti andare avanti, non andrai da nessuna parte. Ma se tu dici, io mi fido della parola di Hashem, se Hashem mi dice vai avanti, ci vado, anche se davanti a me ho un ostacolo, Hashem pagherà la tua fede e tu riuscirai a superare questo ostacolo. Ragazzi, amici miei, la vita è questa, avere fiducia in quello che Dio dice, ma non quando le cose sono facili e le cose vanno bene, e lì è palese avere fiducia in Hashem. Noi dobbiamo essere capaci di avere fiducia in Hashem specialmente quando le cose vanno male, è lì che noi dobbiamo avere fiducia e calore, appoggiarsi su HaKadosh Baruch Hu. Mi viene adesso in mente un piccolo midrash che ve lo voglio regalare per farci capire quanto Hashem è sempre presente nella nostra vita, anche e specialmente quando noi pensiamo che non sia così. Questo famoso midrash che si rappresenta in riva al mare, sulla spiaggia, sulla sabbia, di questa persona che lui è morta. Sappiamo che quando noi moriamo, arriviamo in cielo, si dice che ci fanno vedere un videoclip di tutte le lezioni che noi abbiamo fatto, le cose buone che abbiamo fatto, le cose negative che abbiamo fatto, e poi ci chiedono perché hai fatto questo, perché hai fatto quest'altro. Allora una persona muore, arriva davanti al tribunale celeste e gli fanno vedere il suo video della sua vita. Come dicevo prima, il suo video è rappresentato davanti a sulla sabbia da due impronte. Un'impronta è l'ebreo che è morto e l'altra impronta è l'impronta di HaKadosh Baruch Hu, di Hashem. E vede che tutta la vita, passo dopo passo, le due impronte sono insieme. Vuol dire che Hashem l'ha custodito, che Hashem l'ha accompagnato in tutta la sua vita. A un certo punto nel video si vede che le due impronte diventano una impronta sola. Allora l'ebreo dice, Hashem, guarda qua, nel momento che più avevo bisogno di te, di difficoltà, di buio, di tristezza, perché mi hai abbandonato? Guarda, c'è soltanto un'impronta. E Dio ride, dice, figlio mio, quella impronta che tu vedi è mia, non è la tua. Proprio perché eri sofferente, avevi difficoltà, ti ho preso in braccio e ti ho accompagnato. Questo è un midrash meraviglioso, raccontatelo ai vostri figli, ai vostri amici, a tutti quanti, che ci deve insegnare che nel momento della difficoltà Hashem è lì presente. Hashem non ci lascia proprio quando ci deve accompagnare. Hashem ci prende addirittura in braccio e ci fa sorpassare tutte le difficoltà della nostra vita. Noi dobbiamo essere soltanto capaci di avere fede in Hashem, di capire che ogni cosa che noi facciamo e riceviamo
è grazie alla benedizione di Hashem. Questo Midrash merita un Lechaim, però oggi noi non siamo attrezzati per fare un Lechaim, è una lezione come ogni settimana, però veramente Lechaim, che ognuno di noi possa veramente capire che Hashem è con noi. E quando noi vediamo che la vita c'è delle avversità, che ci va storto le cose, è Hashem che ci sta mettendo la prova per rafforzare la nostra fede. Quando Hashem ci blocca, vuole semplicemente rafforzare, aumentare la forza, che è come la pressione dell'acqua, no? Le dighe, la pressione dell'acqua aumenta, e se la diga non è abbastanza forte, poi l'acqua riesce a distruggere la diga. Hashem ci vuole bloccare un pochettino per darci più forza, poi lui si toglie e noi diventiamo fortissimi ad arrivare lì dove noi vogliamo. Ma dobbiamo veramente avere fiducia cieca nel nostro Padre, nel nostro Creatore. Ok, andiamo avanti. Abbiamo detto che gli ebrei arrivano davanti al Mar Rosso, eccetera. C'è un Midrash, sono due Midrashim che stasera vi voglio raccontare. Il primo è un Midrash che racconta che quando gli ebrei arrivano nel Mar Rosso, il mare si apre e fa passare gli ebrei, come c'è scritto nell'Allel, Hayam ra'a vayanos. Il mare ha visto, vayanos, si è ritirato, comunque si è scappato indietro. Allora, cosa ha visto il mare? Ha visto la tomba di Giuseppe. Giuseppe, ricordiamoci, che è stato seppellito in Egitto, no? Però lui ha fatto giurare, ha fatto chiedere ai suoi figli, quando arriverà Mosè, non metto il nome, metto quando arriverà il Salvatore del popolo ebraico che ci redimerà dalla schiavitù, dall'Egitto, per favore portate le mie ossa fuori con voi. E così hanno fatto, Mosè è arrivato, ha liberato tutti gli ebrei, hanno preso le ossa di Giuseppe che erano state sepolte e le hanno portate come lui ha chiesto. Arrivano davanti al Mar Rosso, il mare vede le ossa di Yosef e si apre soltanto quando ha visto le ossa di Yosef. E perché? Cosa vuol dire? Vayanos, Hayam Ra'a, Vayanos vuol dire è scappato. E qua il Midrash fa un gioco di parole, una Gzera Shava, come si dice. Vayanos è scritto anche di Giuseppe. Quando Giuseppe, che era giovane, i suoi fratelli l'hanno venduto, e lui è arrivato in Egitto, e lui è stato comprato da Potifar, e la storia era che la moglie di Potifar ha fatto di tutto per sedurre Giuseppe, ma Giuseppe non cadeva mai in tentazione finché, e lei faceva di tutto, finché una volta tutti erano fuori di casa e lei è rimasta in casa apposta per stare da sola con Giuseppe, e lei in quel giorno ha fatto di tutto proprio per avere intimità con Giuseppe, ma Giuseppe quando ha visto che le cose si mettevano male, per non peccare neanche un istante con una donna proibita che non era sua moglie, è scappato via. E lì la Torah usa la parola vayanos, la stessa parola che usa qua, vayanos, la usa anche lì. Perciò il mare, quando ha visto che Giuseppe è scappato, allora ha detto, visto che lui è scappato, anch'io scappo indietro. Cosa c'entra il fatto che se il mare scappa indietro, se Giuseppe è scappato indietro, allora anch'io scappo indietro? Perché nel merito il mare ha visto un tzaddik del genere, che poteva peccare, non c'era nessuno in quel giorno in casa che lo vedeva, lui poteva veramente, anzi, i suoi problemi sono nati, i 22 anni, tutti gli anni di prigione che lui è stato, sono nati dal fatto che lui non ha voluto dormire, avere relazione con quella donna, perché se lui la accontentava, lei non andava a dire al marito che lui ha fatto qualcosa verso di lei. Anzi, proprio il fatto che lui non ha voluto sporcare la sua anima di avere un rapporto proibito, quello proprio ha causato i suoi problemi, che poi alla fine non erano problemi. Però qua vediamo, sembrava che lui fosse una persona bella, sapete, la Torah ci racconta che Messalsel Besaro, che lui si pettinava, era sempre good looking, era maestoso e tutto il giorno faceva business, perciò esteriormente sembrava che lui fosse Chas Shalom un poco di buono, e invece alla fine abbiamo visto che no, Yosef era sempre integro, l'unico personaggio che la Torah dice Yosef HaTzadik, il Tzadik era proprio Giuseppe, perciò quando il mare ha visto che lui è scappato via per non peccare, ha detto, oh, allora, merito suo,
anch'io scappo indietro, perciò lascio passare gli ebrei. E questo Midrash, carino. Ma c'è un secondo Midrash che noi leggeremo adesso, che vi racconterò adesso, e dice così. Prima, quando Hashem stava creando il mondo, nel terzo giorno, quando arriva alla creazione del mare, Dio fa come un patto con il Mar Rosso e gli dice così: ascolta, verrà un giorno che gli ebrei dovranno uscire dall'Egitto, e per uscire dall'Egitto dovranno passare davanti a te. Se tu mi dici, mi prometti che ti aprirai, scappare indietro, aprirsi sono sinonimi, se tu mi prometti che ti farai da parte, ti aprirai per farli passare, allora io ti creo. Altrimenti, dimmelo subito, se tu non sai questo patto, io a priori non ti creo. Perciò tutta l'idea, lo scopo che Hashem ha creato il mare era soltanto per far passare. Perciò il mare riceveva la sua kium, la sua esistenza, soltanto in merito al fatto che avrebbe lasciato, dopo 2450 anni, fare per entrare gli ebrei, far passare gli ebrei. In quel momento della creazione del mondo, il mare dice: ok, ma fammi vedere di chi si tratta. Chi sono questi ebrei? Fammi vedere. Allora c'è scritto che Hashem fa vedere le anime degli ebrei che dovranno uscire. Dice: wow, anime così lucenti, così stupende, io davanti a loro mi inchino, mi apro, quello che vuoi, loro meritano, ci sto, patti chiari, amicizia lunga, e il mare accetta. E così fu, Dio creò il mare, e così erano i patti. Arriva, dopo 2450 anni, il momento che il mare si deve aprire, e vediamo che il mare non si apre. Hashem va dal mare e dice: ma ti ricordi che tu mi hai promesso che il giorno che gli ebrei passeranno dovrai aprirti? E lui fa: un attimo, non cambiamo le carte in tavola, dice il mare. Queste non sono le stesse anime che tu mi hai dimostrato 2000 passa anni fa. Le altre erano anime brillanti. Queste sono anime di persone che sono peccatori, sono... ma non è la stessa persona. Io per loro non mi apro. Allora, perché il mare non si apriva? Perché vedeva delle persone sofferenti. Ricordiamoci, le persone, purtroppo, in base alla loro emotività, alla loro situazione, alle loro sofferenze, si comportano in un modo molte volte che non sono padroni delle loro azioni. Qua il mare vede delle persone distrutte, rotte moralmente, 210 anni di schiavitù, una schiavitù pesantissima, invivibile. Il mare ha visto dei peccatori, delle persone giù di morale, delle persone che erano idolatri, come ho spiegato la settimana scorsa. Il mare ha detto: io per queste persone non mi apro, non erano questi patti, non sono queste le stesse anime Hashem che tu mi hai fatto vedere 2000 passa anni fa, io per loro non mi apro. A questo punto Hashem dice al mare: ehi, apriti, hai promesso. È come se Hashem in questo momento sta spiegando al mare e dice così: tu fai uno sbaglio, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Se una persona vede il mare, cosa fa? Non vede niente. Se noi andiamo da sopra con un elicottero e guardiamo il mare, diciamo, vediamo che il mare è grande, ma diciamo: sì, ma il mare è vuoto. Ma se invece noi andiamo dentro al mare con delle maschere e vediamo che nel mare c'è un mondo intero, pesci, migliaia di pesci di tutti i colori, foglie, alghe, vegetazione, poi c'è tutta una vita intera. Da fuori diciamo: il mare è vuoto. Dice Hashem: mare, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Tu non vuoi che qualcuno stupido, stolto, dica che il mare è vuoto, perché tu sei un mondo intero. Perciò tu non fare come gli altri che ti guardano soltanto dall'esteriore e non guardano da dentro. Guarda bene. In quel momento che il mare non voleva aprirsi, il mare ha visto
Aronosh Yosef, ha visto la tomba di Yosef e ha visto che Yosef era un tzaddik. Yosef, che come abbiamo detto prima, esteriormente sembrava una persona semplice, una persona che faceva business, che si faceva bello, che si curava, però interiormente era quel tzaddik che è scappato dalla moglie di Potifar, era quel tzaddik che lui era rimasto integro. Perciò quando Dio dice guarda la verità delle cose, non guarda la parte esteriore, ma guarda la parte interiore delle cose, guarda l'interno di quello che c'è di Yosef, allora in quel momento il mare ha visto la grandezza di Yosef e ha detto: per merito di Yosef io veramente mi apro, e per merito di Yosef gli ebrei sono stati liberati. Questo vuol dire che noi non dobbiamo guardare l'esteriorità di una persona. Molte volte una persona soffre, molte volte una persona non è padrone di se stessa, perché la sofferenza, il disagio, la pressione, la difficoltà della vita molte volte ci fanno comportare in un modo che noi non vogliamo, poi ci pentiamo, diciamo cose brutte, ma ce ne pentiamo, ma non siamo noi padroni, non è colpevole al 100% chi fa così, perché la difficoltà della vita ti rende a diventare una persona un po' più brutta. Ma se noi andiamo a vedere ogni persona, anche chi si comporta male esteriormente, se andiamo a vedere nel suo dentro, nel suo intimo, nel suo cuore, nel suo animo, vedremo un mondo intero. Così come Yosef esteriormente era una persona semplice, ma dentro era un tzaddik, così anche ognuno di noi, nasconde in sé un mare di bontà. Dobbiamo essere capaci di guardare con l'occhio giusto. Questa è la cosa importantissima che il Rebbe ci insegna, di guardare ogni persona con un occhio giusto e non con un occhio... Siamo tutti bravi a parlare male del prossimo, a puntare il dito, ma cerchiamo di immedesimarci in una persona. La Torah ci insegna a non giudicare mai nessuno, non giudicare mai una persona dal suo comportamento, perché forse tu, se ti trovi nella sua situazione, potresti fare di peggio. Chi siamo noi da giudicare il prossimo? Noi dobbiamo guardare il prossimo soltanto con un occhio positivo. Forse lui fa così perché la situazione, poverino, della sua vita, della sua famiglia, lo porta a sbagliare. Questo è un messaggio che il Rebbe e la Hasidut ci sanno. Non guardare la persona, guarda la sua anima. Le anime da dove vengono? Le anime sono pure. Le anime sono parte di Hashem. Tutti noi, anche i peccatori, abbiamo l'anima pura. Esteriormente il nostro corpo sbaglia, le nostre mani peccano, i nostri piedi ci portano in posti negativi, ma dentro di noi la nostra anima è sempre lucente. Quando noi riusciamo a vedere la lucentezza dell'anima del prossimo, della nostra stessa anima, molte volte noi ci declassiamo, ci demoralizziamo perché non vediamo la capacità che noi abbiamo. Dice la Chassidut: guarda dentro di te, hai un piccolo Dio dentro di te, Dio si rinveste dentro ognuno di noi. L'anima che noi abbiamo è una parte di Hashem che è illuminante, luminosa, che è dentro di noi. Il corpo molte volte offusca e soffoca la nostra anima, ma noi dobbiamo capire che in verità ognuno di noi è puro, è santo ed è bravo. Perciò con una buona parola che noi diamo, di conforto, di incoraggiamento, possiamo rafforzare le potenzialità dei nostri figli, dei nostri amici. E al contrario, se noi diciamo brutte parole o pensiamo male di qualcuno, noi semplicemente stiamo peggiorando la situazione di quella persona. Perciò qui, in questo momento, quando il mare vede Yosef HaTzadik e vede in verità cosa si nasconde dietro di lui, non la sua esteriorità, ma quello che lui veramente dentro era, che era un tzaddik al 100%, il mare in quel momento si apre e lascia passare. Così anche noi, quando ci abituiamo a guardare il prossimo con un occhio giusto, il mare si aprirà davanti a noi. Pensate a Hashem veramente che possiamo imparare a guardare le persone soltanto con un occhio positivo, specialmente con i nostri figli che hanno bisogno di tanta attenzione, di tanto nostro amore. Ovviamente è anche sano di tanto in tanto castigare i bambini, fare un po' di disciplina, questo sicuramente è importante.
non bisogna mai alzare le mani, bisogna dare disciplina, castigare certe volte, togliere qualcosa che a loro piace, ma questo è soltanto per il loro bene. Ma di base noi dobbiamo dare amore, dobbiamo credere nei nostri figli, dare tanto amore loro e vedremo che ogni persona, non soltanto i nostri figli, ogni persona che noi vogliamo aiutare a crescere, se noi lo sgridiamo, diciamo che lui sta sbagliando, che lui pecca, noi stiamo semplicemente peggiorando la sua luce e la sua psiche. Se noi invece con una parola, molte volte una parola detta con dolcezza, detta con il cuore, riesce a sbloccare delle situazioni, riesce ad aiutare le persone che si trovano in profondità, in buio profondo, perché non sanno come muoversi, ma con una buona parola, fare vedere che noi capiamo il suo disagio e la sua situazione. E diamo una parola di conforto e di incoraggiamento, noi possiamo salvare letteralmente la vita del nostro prossimo. Beata Hashem che ognuno di noi veramente possa essere grandioso, glorioso davanti a Kadosh Baruch Hu, che Hashem possa aprire le nostre strade, così come Hashem ha aperto il Mar Rosso per gli ebrei, che Hashem possa aprire il Mar Rosso anche per noi, ognuno con le sue difficoltà, con le sue angosce, che Hashem possa dare gioia a tutti noi. Ricordiamoci che tramite la Emunah, la fede in Hashem, noi possiamo scalare tutte le montagne, aprire tutti gli oceani e possiamo andare direttamente verso la gioia, che Hashem possa mandare la più grande benedizione che tutti noi aspettiamo, che è la rivelazione di Mashiach Tzidkenu, che verrà a portare benessere a tutto il mondo, che porterà il terzo Beit HaMikdash, bimera beyamenu, amen, ken yehi ratzon, un caloroso Shabbat Shalom e Tu Bishvat Sameach a tutti noi.